Ho saputo del tuo nuovo incarico. Già, pattuglia di ricerca. Farai da baglia agli scribi da campo. Wow. Meglio che stare di guardia. Perché? Tu cos'hai avuto? Avanguardia. Scherzi. Parto alla fine della prossima rotazione. Cercherò di lasciarti qualche super mutante. Ma senti come si divertono. Beh, io ho un elicottero da prendere. Wow, siamo arrivati subito. Cavaliere? Sai che un tempo i supermutanti erano umani? Perché la scienza ha combinato questi disastri? Bella domanda. Ehi, Maxon, come va? Cos'è quella faccia cupa? C'è qualche brutta notizia? C'è qualcosa stabile. Che vuoi dirmi, cavaliere? Non ho nulla da nascondere io. Niente affatto. Non ho nulla da nascondere. Lo trovo alquanto difficile da credere. Il censore Quinlan ha finito di decifrare i dati che hai recuperato dall'istituto. Tra le cose che ha trovato, c'è anche una lista di sintetici spariti o fuggiti dal loro complesso sotterraneo. Dopo aver analizzato attentamente le informazioni, abbiamo fatto una scoperta incredibile. E c'entro io? Il paladino Dance corrisponde perfettamente a uno dei sintetici presenti su quella lista. Cosa cazzo mi stai dicendo? È impossibile! È impossibile! Purtroppo è così. Le prove sono schiaccianti. I dati che hai recuperato includevano il DNA di ogni soggetto. Abbiamo anche noi un file con le stesse informazioni per tutti i nostri soldati. Il DNA del paladino Dance corrisponde perfettamente a quello del sintetico che loro chiamano M797. Come se non bastasse, è sparito senza lasciare tracce. La sua improvvisa sparizione rafforza la nostra ipotesi che M797 e il paladino Dance sono la stessa persona. Mi risulta difficile credere che non si sia mai confidato con te e che non ti abbia chiesto di non dire niente a nessuno. E il paladino io l'ho lasciato al coso delle bombe. Hai proprio un bel coraggio a dirmi che sto mentendo comunque. Hai un bel coraggio ad accusarmi di mentire dopo tutto quello che ho fatto per la confraternita. Il tuo sfogo mi fa pensare che devo essermi sbagliato sul tuo compito. Meno male. Voglio crederti. Tuttavia, ciò non ti solleva dal tuo compito. Dance è un sintetico. Rappresenta tutto ciò che odiamo. Un orrore tecnologico. La nostra missione nel Commonwealth è una sola. Distruggere l'istituto e le sue creazioni per preservare il nostro futuro. Questo mi pone di fronte all'ordine più difficile che abbia mai dato. Ti ordino di rintracciare Dance e di ucciderlo. Ma siete stronzi tutti qui? Non c'è altra soluzione? Non c'è un'altra soluzione. Niente affatto. La mia decisione è definitiva. Ascolta, so bene che Dance è stato il tuo mentore e che questo è un difficile fardello da portare. Ma se vogliamo rimanere forti, non possiamo permetterci di fare eccezioni. Anche se ciò significa uccidere uno dei nostri. È quello che hai appena detto. Dance sarà anche un sintetico, ma è uno dei nostri. Di dirti da dove cominciare. Ah, cavaliere. Ti attende una promozione se eseguirai questi ordini. Dunque vedi di non deludermi. Puoi andare. Ah beh, bella promessa, Maxon. Uccidi il tuo migliore amico, però poi ti promuovo, eh. Perché sempre a me queste scelte difficili? Ho i brividi dalla tua freddezza, Maxon. Però va bene. Andiamo a sentire cosa ha da dire Quinlan. Ciao, Micio. Quinlan. So che hai delle brutte notizie. Ti stavo aspettando. Mi dispiace per Dance. Lascia perdere, per favore. Dimmi dov'è. Lascia perdere. Dimmi dov'è. Hai ragione. Provvedo subito. Stavo dando un'occhiata ai rapporti di Dance, ma purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni concrete. Come ben sai, Dance conosce a fondo il Commonwealth e temo che possa essersi nascosto ovunque. Suggerisco di individuare ogni luogo che ha visitato in vita sua ed eliminare tutte le possibilità una per una. Accomodati pure. Potrebbe volerci un po'. Cosa cazzo è questa storia che Dance sarebbe un sintetico? Ah, hey, Len, ciao. A giudicare dal tuo livore, mi pare di capire che tu nutra dei dubbi sull'identità di Dance. Posso assicurarti che le mie informazioni sono esatte, scriba. Dunque lui incastra Dance e tu lo fai fuori, non è così? Come lo sai, Aylen? Come lo sai? Non ci sono segreti nella confraternita. Maxon ci ha chiesto di rintracciare il paladino Dance e di comunicargli immediatamente la sua posizione una volta trovato. Questo può voler dire solo che sei qui per dargli la caccia.
Gli ordini sono ordini, a quanto pare. Gli ordini sono ordini. Gli ordini sono ordini? È tutto quello che hai da dire? Non riesco a credere che tu possa voltargli le spalle in questo modo dopo tutto quello che il paladino Dance ha fatto per te. Si è trattato chiaramente di un errore. Dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Scriba Aelin, non è questo il modo di rivolgersi al tuo superiore. Mostra il dovuto rispetto o dovrò incriminarti per insubordinazione. Ora, a meno che tu non abbia delle informazioni che possono tornarci utili, ti suggerisco di tornare immediatamente alla stazione di polizia. Va bene. Le mie scuse, censore. Credo di avere delle informazioni importanti. Molto bene. Ti dispiacerebbe dunque illuminarci, sempre che per te non sia di troppo disturbo? Cavaliere, se vuoi seguirmi sul ponte di volo, vorrei mostrarti le informazioni che ho raccolto. Ho memorizzato i dati nel computer del mio Vertibird. Qualsiasi aiuto è ben accetto. Arrivati a questo punto, qualsiasi aiuto è ben accetto. Ottimo. Vai, cavaliere. Io proseguirò le mie ricerche qui. Da bravo, questa parte, non fare troppe domande, Quinlan. Su, parliamo. È ovvio che tu volevi dirmi qualcosa. Vuoi andare proprio dove nessuno può sentirci, eh? Scriba Aelin. Hai davvero intenzione di uccidere il paladino Dance? Non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso. Beh, prima di prendere una decisione, voglio che ascolti quello che ho da dirti. Dimmi tutto. Conosco il paladino Dance da quando ero un iniziato. Mi ha addestrata, insegnandomi tutto ciò che c'era da sapere. E quando fallivo mi diceva sempre di rialzarmi e andare avanti. Si è guadagnato la mia ammirazione, il mio rispetto e la mia amicizia. Non e mi questi sono valori ammirevoli. Sul rapporto di Quinlan. Non mi importa se è o no una macchina. Per me resta sempre Dance. Ed è quello che penso anch'io. Perché mi stai dicendo tutto questo? Qualcuno doveva farlo prima che tu vada là fuori ed esegua ciecamente gli ordini di Max. Che è quello che non Dance, volevo fare comunque. La persona più altruista che abbia mai conosciuto. L'ho visto rischiare la vita spesso e volentieri solo per difendere i propri principi. Come membro della confraternita. Ma soprattutto come essere umano. Ti chiedo di dargli la possibilità di raccontarci la sua versione dei fatti. Se quello che dice non ti convince, o se per qualche motivo ci ha traditi, allora farai quello che devi fare. Ovviamente, sentirò quello che ha da dire. D'accordo, sentirò cosa ha da dire. Non chiedo altro. Sono sicura che, quando arriverà il momento, saprai prendere la decisione giusta. Prima dell'arrivo del Pridwen, Dance mi aveva chiesto di cercare un rifugio nel caso in cui fossimo stati costretti ad abbandonare la stazione di polizia. E quel rifugio, eh? Sul punto d'ascolto Bravo. Un vecchio avamposto prebellico dell'esercito americano, al confine settentrionale del Commonwealth. È un luogo isolato. Siamo gli unici a conoscerlo, dunque è molto probabile che si sia diretto lì. Perfetto! Non so quale sia il suo stato mentale attuale, né se si fidi o meno di noi. Di me si fiderà, tranquilla. Oh, Dance, anche tu. Ci manca solo che anche Preston sia un sintetico e poi tutti quelli che conosco lo sono. Non che in fondo sia un problema, ma effettivamente dov'è il problema? Sintetico o no, dipende le scelte che fai, macchina o meno. Persino Ada ha scelto per sé, ed è una macchina al 100%. Quindi, perché mai dovrei ucciderlo? Dance si trova qui. Dance, amico mio, sto arrivando. Oh, fantastico! Anche le difese, Dance! Cos'è, non volevi proprio nessuno, eh? Neanche la tua amica! Comunque ti capisco, sappilo. Non sei l'unico che deve prendere scelte difficili. Dance, sei qui? La fuga. Procederò alla tua... Stai buono, non sono qui per parlare con voi, robot. Dance, tranquillo, metto giù le armi. Per favore, parliamone prima. Tranquillo, Dance, ho messo giù le armi. Sono qui per parlare. Ehi. Non mi sorprende che Maxon abbia mandato te. Ha sempre fatto fare agli altri il lavoro sporco. Perché non me l'hai detto? Perché non me l'hai detto, Dance? Perché non lo sapevo. Prima che Quinlan decifrasse quella lista, credevo che i sintetici fossero il nostro nemico. Non avrei mai pensato di essere uno di loro. E se non fosse stato per Aelin, a quest'ora non staremmo neanche qui a parlare. Quali sono i tuoi ordini? Maxon ha deciso di concedermi la grazia. Sai benissimo che non è così. No, ma spero che ci sia una soluzione. No, ma spero ci sia un'altra soluzione. Non dire sciocchezze. Ascolta,
So che siamo buoni amici e che questa situazione deve essere molto difficile per te. Chiamala difficile. Avessi mandato qualcun altro al tuo posto, ma questo non cambia la sostanza. Sono un sintetico e ciò significa che devo essere distrutto. No. Disobbedendo tu ai sei Dance. Non solo tradirai Maxon, ma anche la confraternita d'acciaio e tutto ciò che rappresenta. Non ci si può fidare dei sintetici. Le macchine non sono costruite per prendere decisioni autonome, vanno controllate. L'abuso della tecnologia ha messo il mondo in ginocchio e portato l'umanità a un passo dall'estinzione. Devo essere la regola, non l'eccezione. Dance, sinceramente, credi che me ne freghi qualcosa? Tu sei più umano di molti altri umani là fuori, Dance. L'empatia che stai dimostrando verso di me è un sentimento umano. Apprezzo quello che stai cercando di fare, ma ormai ho deciso. Sono pronto ad accettare le conseguenze della mia vera identità. Maxon ti ha ordinato di uccidermi. E che io sia dannato se ti impedirò di farlo. No, non lo farò. No, non lo farò, Dance. Non posso credere che tu voglia rischiare la vita per salvarmi. Perché lo fai? Tu sei la prova che Maxon si sbaglia. Tu sei la prova che Maxon si sbaglia. Sei un sintetico, è vero, ma hai agito sempre per il bene dell'umanità. Hai ragione. Come ho fatto a non pensarci? Non sono un dispositivo tecnologico fuori controllo. Sono stato una risorsa per l'umanità, non la sua rovina. Ora che mi hai aperto gli occhi, posso finalmente pensare a cosa fare. Potresti unirti ai Railroad, ma non mi fido di loro. Tanto meno ti direi di tornare all'istituto. Dovresti tornare alla confraternita. You should return to the Brotherhood. Immagino di sì. When Halen warned me about Quinlan's discovery, she begged me to confront Maxon. She told me that there were Brotherhood soldiers that still believed in me. Sì. That would stand behind confrontare Maxon è un'opzione. At the time, I told her that it wouldn't be right to cause a rift in our ranks. We're on the brink of war with the Institute, and weakening our unity felt like I'd be backstabbing my own troops. Già, andartene ora sarebbe un errore. Maybe that will be enough to convince Maxon that he's making a mistake. I'll come back to the prison with you, and we'll confront Maxon together. Right now, I'm not sure we can even get near Maxon before the Brotherhood would cut us down. But we have to try. I've known Maxon for a long time, and under all that protocol, he's a decent man. Perfetto. Just prepare yourself. I don't know what Maxon will have in store when we arrive. Tranquillo, saremo pronti. Il tuo holotag, Dance. È importante questo. A Dance è piaciuto tantissimo, però la nostra amicizia non sale fino a 100, eh? Come osi tradire la confraternita? È tutta colpa mia. Con te non sono con te. Cavaliere, perché questo affare non è stato distrutto? Lui non è un affare, è uno dei tuoi migliori. Lui non è un affare, è uno dei tuoi uomini migliori. Ti ha dato di volta il cervello. Dance non è un uomo, è una macchina. Un automa creato dall'istituto. Non è nato dal grembo di una madre. È cresciuto tra le fredde pareti di un laboratorio. La carne è carne e le macchine sono macchine. Sono due cose ben distinte. Sì, ma questa macchina ha fatto meglio di molti altri tuoi uomini. E l'ha corrotta oltre misura. Puoi dire questo? Dopo tutto quello che ho fatto per la confraternita, dopo tutto il sangue che ho versato in suolo, tu incarni ciò che odiamo più di ogni altra cosa. La tecnologia che si è spinta oltre. Guardati intorno, adesso. Guarda la terra bruciata e le ossa sparse per la zona contaminata. Milioni, forse miliardi di persone sono morte per colpa della scienza e dell'uomo che non è riuscito a controllarla. La chiamavano nuova frontiera, superare i limiti, ignorando completamente le conseguenze. Non ti rendi conto che sta succedendo la stessa cosa? Tu sei una singola bomba tra migliaia pronte a esplodere e a annientare ciò che resta dell'umanità. Ovvero nulla. Lui ha dedicato la sua vita a proteggere queste persone. È una follia. Ha dedicato tutta la sua vita a proteggere l'umanità. Ti ha detto così? Come fai a fidarti della parola di una macchina che si crede umana? Una macchina la cui memoria è stata cancellata e riprogrammata, la cui stessa anima è stata creata in laboratorio. Gli stessi principi etici per cui si batte non sono nemmeno i suoi. Gli sono stati impiantati artificialmente per farlo confondere nella società. È vero. Sono stato creato tra le fredde pareti di un laboratorio. E certi ricordi non sono i miei. Ma quando ho visto i miei fratelli morire davanti ai miei occhi, ho provato dolore. Quando ho sconfitto un nemico della confraternita, ho provato orgoglio. E quando ho sentito il tuo discorso, dove dicevi di voler salvare il Commonwealth, ho provato speranza. Non lo capisci, Arthur? Mi consideravo un essere umano.
Dal momento in cui sono stato accettato nella confraternita, non ho fatto niente per tradire la tua fiducia. E mai lo farò. Ormai è troppo tardi. Tu non saresti mai dovuto esistere. Sei una creazione dell'istituto. Non intendo discutere oltre. I miei ordini restano immutati. D'accordo. Abbiamo fatto del nostro meglio. Mi hai fatto capire che mi sbagliavo a vergognarmi della mia vera identità. E di questo ti sono grato. Qualunque sia la tua decisione, sappi che accetterò il mio destino senza alcun tipo di rancore nei tuoi confronti. Davvero commovente. Cavaliere, scegli. O uccidi Dance, o lo farò io. Beh, sappi che io non lo farò. Over my dead body. I see you've made your decision, Knight. How very disappointing. And I don't appreciate being betrayed by my own soldiers. Come osi tradire la confraternita? As a Brotherhood of Steel Paladin, I'm issuing a formal challenge against your authority. Dance, cosa stai facendo? As it was written in the litany, in combat. We'll settle this soon. Then you leave me no choice. Ne sei sicuro? You sure about this? Sì. Va bene allora. Buona fortuna. Good luck to you then. Grazie. I'll show you what happens to traitors. We're done here. Let's move out. Cavolo, un combattimento per decidere il nuovo anziano. Questa sì che è una cosa inaspettata. Ma sono sicura che Maxon non la farà tanto facile. Non lascerà quel posto così semplicemente. Spero che Dance sia pronto. Sei un modello per tutti noi, cavaliere. Rendici fieri. Grazie, scriba. Tu sei il giudice, giusto? So, I finally get to know our famous new recruit. Too bad the circumstances are less than pleasant. It's lo so. Unfortunate you chose a mindless machine over the best elder the Brotherhood could ever ask for. Who are you? Of course. Where are my manners? My name is Trevor Bowser, chairman of the Brotherhood. Trevor, buongiorno. I'm responsible for running the Brotherhood's jurisdiction, which also qualifies me as an expert on the litany. Thankfully, Dance knows who I am. Otherwise, I'd have to introduce myself to a machine, which would be totally crazy. Dai, non fare così lo stronzo. Affermativo. If that response isn't proof you're not a human, then I don't know what is. Let's put that aside for now, though. The litany states that the elder is to choose the place for the duel. Uh-huh. Elder Maxon has already decided that any duels will be held beneath Fort Strong. Perfecto. There are feral ghouls down there, but it should serve as a test to see if the challenger is worthy. The elder will be waiting at the end of the tunnel. If the machine gets through, it will face Maxon one-on-one. You are not to interfere with the battle, but you can watch if you'd like. Perfecto. Everything clear? Interested in hearing anything else? Non mi interessa. In that case, I suggest you two get out of here. Va bene. Grazie, Trevor. Dance, andiamo a Fort Strong. Forza. Dance, che ci fai in acqua? Non potevi passare sul ponte. Vedo che sei ben determinato, eh? Forza, allora. Ti aiuterò come posso. Non interferirò col vostro duello, ma soprattutto ti sarò vicina. Dance, penso che tu lo sappia meglio di me. Ma Maxon sarà pronto a ucciderti. Tu dovrai fare lo stesso, sappilo. Dovrai essere pronto a ogni evenienza. In teoria qui ci dovrebbe essere una porta che però è coperta. Non so come mai. Non fatelo a casa, eh. Eccoci qua, ciao. Ehi, Dance, sei pronto? Ehi, la madonna. Che sta succedendo là fuori? Are you ready to go? Io sì, tu? Good luck. Ad Victoria. Ad Victoriam. Ella, bel vestito. Tranquillo, non interferirò in nessun modo. Credo ci stiano seguendo. Trovato! Minchia, che colpo. Dance è deciso a farla finita. Shh, ho sentito. Abbiamo compagnia. Ah, di già così? Stai attento, Dance! Mantenere la posizione! Cavolo! L'arma che ti ho dato alla fine è utile, vedo, eh! Forza, Dance! Ce la puoi fare!
Ad victoria! Sì, però mira bene. Dominio rapido! Questo combattimento è così eccitante, madonna. Forza Dance, ce la puoi fare. Se ti avessi equipaggiato meglio prima, magari la finivamo subito sta battaglia, eh. Se ti davo un Fatman o anche a te un minigun, forse ce la facevi. La cosa bella è che non posso interferire veramente. Cavolo, l'hai disintegrato. Ad victoriam, Maxon. Ad victoriam. Bene. Sei stato sicuramente un grande combattente, Maxon. Non ti dimenticheremo. E quindi hai vinto. Sei il nuovo anziano Paladino Dance. Ehi là. Hell of a lot of guts to stand up to Maxon like that. Già. You've come such a long way in a short amount of time, so I can understand how you feel. All I can promise is that I'll be by your side every step of the way. Ti ringrazio. To convince you to take your place as elder of the Brotherhood. Io? No. Tu dovresti diventare l'anziano. You should be the one to do it. Immagino di sì. Thank you. You're welcome. It's the least I can do for the soldier who risked everything on my behalf. Paladino, anzi no, anziano Dance. Un leggendario. La madonna. So che sicuramente non è di buon gusto provare questo vicino al suo cadavere, però sto dannatamente bene con questo. La confraternita è orgogliosa di te. E io sono orgogliosa di te. Soldati, Dance ha vinto. Nuovo anziano, buongiorno. Anziano. Sì, I want to make one thing clear to everyone. This body might be sin, but my heart and mind belong to the Brotherhood. Bel discorso. Still a tremendous threat to the Commonwealth. They possess technologies that need to be confiscated or destroyed. And even if that means I have to pull the trigger on my own kind, I'm willing to make that sacrifice. The litany's clear. We have a new elder. Only a single question remains. Will the rest of the Brotherhood fall in line? Yes, certainly. Halen. Head back to Cambridge and make sure the police station is secure. Yes, sir. And Proctor, I believe you have a giant to awaken. Absolutely. Let's get to it, people. Vedrò cosa posso fare. Ad victoriam, Sentinel. Ad victoriam. Ma scusami! Ma no! Ma perché? Non è... Per cosa fate? Aiuto! Aiuto! Cosa sono i festeggiamenti questi? Che danno! Ok, dovrei aver aggiustato tutto, però aspetta un attimo. Per sicurezza facciamo passare anche un po' di tempo. Ok, 3 giorni dovrebbero bastare. Tutto il personale. Dicevamo. Dance? Sì. I want to make one thing clear to everyone. This body might be sin, but my heart and mind belong to the Brotherhood. The Institute is still a tremendous threat to the Commonwealth. They possess technologies that need to be confiscated or destroyed. And even if that means I have to pull the trigger on my own kind, I'm willing to make that sacrifice. The litany's clear. We have a new elder. Only a single question remains. Will the rest of the Brotherhood fall in line? Yes, yes sir. Well, Halen, head back to Cambridge and make sure the police station is secure. Yes, sir. And Proctor, I believe you have a giant to awaken. Absolutely. Let's get to it, people! Vedrò cosa posso fare. Ad victoriam, Sentinel. Ad victoriam! C'è solo un problema, la faccia di Dance è cambiata. Detto questo, Paladino Dance, anzi, anziano Dance, ad victoriam, fratello.